Sì, perché diciamo che secondo me più che sull'attore, il doppiatore deve essere distribuito sul personaggio. Sì. Più che sull'attore, capito? C'è pure una cosa interessante. Io ho letto che quando è morto Oreste Lionello, Woody Allen era molto preso da questa dipartita, perché comunque lui ha reso personaggio Woody Allen e quindi c'è quasi un'inversione dei ruoli in questo caso. Sì, poi si possono creare sicuramente affinità tra voce e attore, quello sì, penso che credo avessero anche un buon rapporto tra di loro. Personalmente. Non è l'unico, succede. Spesso e volentieri l'attore stesso vuole solo quella voce. Sì, lui Harry Potter ce l'ha raso, lo sai. Ci gittiamo. Se c'è qualche altra domanda io sono qui col microfono. Lei. Perché? Perché è una donna, aspetta. Che domanda sei? Perché invece a volte capita spesso che nella stessa serie animata il personaggio cambia voce, sempre per un problema di direttore? Può essere un problema di direttore, come può essere un problema di doppiatore. Come può essere un problema di cliente. Sono mille motivi. Ci sono mille motivi. Tipo, hai una domanda? Forse ti posso rispondere. Ti hai riferito a qualcuno in particolare? Dramma. Cambia lo studio di doppiaggio, per esempio. Sì, cambia società, cambia sì, può cambiare, ci sono tanti motivi, tantissimi. Ora vengo da te. Qual è stato il videogioco che ti piaceva più doppiare? Faccio 1,5 milioni. Allora, che mi è piaciuto di più doppiare, mi sono divertito di più, è stato Far Cry 3. Lo vedo più caldo, ma che aveva più parolacce che parole. E quando ero corto aggiungevo parolacce e al cliente andava benissimo. Cioè, c'è stata una frase, c'era una frase da 6 parole, erano 5 parolacce. Eccezionale, quindi mi sfogavo molto. Allora, così è la mano alzata. Così è un'altra cosa. Dimmi. Poi c'era il ragazzo lì col camice. Va bene. Perché è il camice? Sei un personaggio di un anime. È una decisione tua o un anime? Ma voi che riguardo alla scena cintura, avete potete esprimere la vostra opinione, ad esempio, assolutamente no. A completo, no. Ti cacciano fuori. Non è che ci cacciano fuori, è che abbiamo relativamente motivo di farlo. Nel senso, se il direttore dice cambia la frase, se il cliente dice queste parole non si possono dire, basta, non hai molto da discutere, anche perché non è che dice no, io voglio che questo cartone sia. Ti dicono non rompere oppure ti sostituiscono. Sì, anzi, ciao. Bravo. Ah, dai Alessio, com'è che ti chiamavi tu? Paolo, vero? Ok, e ce l'hai, sei pronto adesso? Sì. Mi do fastidio. Volevo fare una domanda un po' a tutti e due. Quando un doppiatore doppia un personaggio tipo un cane, quando un personaggio doppia per da sempre un personaggio e quando per il cane, quando accade questa cosa che ho appena detto 7 volte e il doppiatore per ovvi motivi cambia, che cosa che fa? Che ne so, chi se ne occupa, cioè cambi totalmente il doppiatore, il genere di voce, oppure vai con cerchi qualcuno che assomiglia a quella voce. Parlo sinceramente, sto parlando di Tonino Accolla. Adesso la voce non è più quella di una volta. Si cerca qualcuno simile a lui, tipo un tuo collega Alberto Pagnotto, oppure uno che non c'entra proprio niente con Tonino Accolla. Vai. E
queste cose per i cartoni. Allora, la domanda principale era: quando ci sono dei motivi per i quali un personaggio non può più avere un doppiatore, ci sono vari motivi, cosa si fa? Si cerca uno con la voce simile, si cerca un'altra. Cartoni animati, sì. Sì. Animati, sì. Vengono fatti i provini. È facile, si fanno i provini. È successo anche ultimamente, no? Sì, Simpsons. Esatto, anche nei Simpsons è successo con gli altri personaggi. Se mai dovesse succedere qualcosa, sicuramente per un personaggio di quel calibro verranno fatti i provini. Sì. Quindi, anche perché figurati il protagonista, quindi ci saranno dei provini, non è che dice vabbè, chiamiamo lui. Non funziona proprio così. Esatto. Anche perché è il direttore del doppiaggio. Infatti lui va molto d'accordo con se stesso. Credo di sì. Ciao, facciamo. Allora, ieri sera avete accennato al fatto che quando doppiate molto spesso, soprattutto ultimamente, sia con i film che con le serie, lavorate con dei prodotti ancora in fase di lavorazione oppure con le copie di pirateria. Ma quindi come costruite il personaggio senza avere riferimento visivo? Cioè solo a partire dalla voce originale in cuffia, dal copione, come funziona? Avere delle copie anticontraffazione non significa non avere il video. Si vede. Schermate nere. Schermate nere. Beh, è successo, si sta facendo. Sì. Ma schermate nere. C'era pochino, tutto nero col buchino, tutto più. Della turca? Sì. No, no, vedevi solo la faccia. Oddio. No, io sto facendo una serie con la scritta Deluxe sopra, così di andare. Così è nulla. E dà fastidio, però questa non la sapevo. Generalmente quando entri in sala il direttore ti spiega di cosa si tratta, di cosa parla il film, quindi non. Certo, è difficile incollarsi poi sul volto perché non vedi niente, però la storia la sai, il personaggio che interpreti lo spiegano come è fatto, che quindi insomma non ci sono tantissimi problemi. Il problema è poi l'audio originale che ti aiuta. Dallo staff hanno suggerito doppiaggio Glory Hall. Ringrazio i maggiorenni per averla capita. Pellegrino? Allora, una domanda al vicino della cassa. Di solito i doppiatori hanno una bellissima voce, no? È un classico. Grazie, Pellegrino. Sì, grazie. No, di solito. Ma chi ha una brutta voce ha più chance o meno chance di fare il doppiatore? Ci sono personaggi che hanno bisogno di qualcuno che ha una voce stridula, terribile, oppure che ha problemi di articolazione o qualche problema proprio nel parlare. Può lavorare nel doppiaggio? Problemi di articolazioni, eccetera, si possono risolvere sì. No, tranquillamente. Avere una voce più o meno bella, secondo me, può precludere solamente il fatto di doppiare personaggi più o meno frequenti nelle serie. Sì. Se hai una voce particolare, verrai chiamato probabilmente soltanto nel momento in cui serve il tuo tipo di voce. Se hai un altro tipo di voce, figa bomba, come la sua o come la mia, in quel caso fai il protagonista. E se poi fai caratteri, fai tutte le voci, è ovvio che preferiscono chiamare uno che si fa più esperienza facendo tante cose e che caratterizzi. Sarebbe figo se esistesse uno con realmente la voce di Gatto Silvestro e il processo è solo quello. Anche perché in realtà questa poi è la voce. Video canarino! Subito! Questa è la voce impostata, quella che sei di Maurizio, ma la voce reale è questa. Di feeling. Me la fatti la canzoncina della dell'aggio dei denti? Come si fa? Ho detto ieri sera. Ne parlavamo. Con forza d'energia, strega, 23 io spazzolino, i denti mi strofino. Tutte le sere ci troviamo senza farne che una piega, strega. Un po' un marito di nello, perché è
è la mia suoneria quando mi chiamo Maurizio. È vero. E io faccio che poi non rispondo perché non riesco a premere il tasto, avrei un resto ipnotizzato. Con la mano alzata. Niente, va bene. Io se non ci conosciamo non devi dare di lei, devi dare del lui, io sono maschio, lui, a lui. Tra i personaggi che ha doppiato, qual è il suo preferito? Che sia tipo anime, videogiochi, dai, qualunque. Ti rispondo subito. No, magari avessi doppiato io Peperino. No, a oggi il mio personaggio preferito che ho doppiato, rispondo sempre la stessa cosa. Io sono molto poco fan, molto poco, di una serie che nel 1986 arrivò in Italia. Ne sono così poco fan che me la sono tatuata sulla carne e ho le 7 stelle di Rossa Maggiore sul mio faccio. E quando io faccio quello che ho voluto fare, io ho fatto il faccio per dolore perché da piccolo volevo essere un cartone animato da grande, ok? Io a 7 anni ho deciso, bene, da grande faccio il cartone animato. Poi le cose sono cambiate, sono evolute, la passione del cinema, il teatro, doppiaggio, così colà. A un certo punto, per il 25enne di Kenshiro, sono stati fatti 5 film e una serie animata. Esiste una serie animata da 13 episodi, Raul il dominatore del cielo. Nell'ottava puntata appare il mio personaggio preferito di quando ero piccolo, gli abbracciavo lo schermo. In questa serie l'ho doppiato io. 60 righe, un'ora, è la cosa più bella che ho fatto in vita mia. Perché io mi hanno dato, ma cioè, sono entrato in sala, direttore fa, sei Iuzza delle nuvole. Fatta bene. E ho pianto perché per me era quello voler fare questo lavoro, che purtroppo facendolo tanto a volte perdi un po' la magia di quello che era il sogno di volerlo fare, perché ovviamente, come diceva prima anche Fabrizio, non è che si fa il doppiatore dei cartoni animati o dei film o dei telefilm, si fa il doppiatore. E quindi tu vieni chiamato a fare quello che c'è bisogno che sia fatto. Confermi? Assolutamente. Grazie. Ok. Qual è la cosa più bella che hai fatto? La tua preferita, che dici mamma mia. Green Street Hooligans. Figo. Sì, 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 sì. Io sono molto appassionato di Hooligans. Di calcio, di calcio. Ah, di ala, giusto. Di pensavo di Hooligans proprio. I tifosi inglesi. Certo che puoi farne un'altra. Come? Subito. L'ultima domanda dal. Una cosa volevo chiedere. Visto che hai fatto 7 film, cioè hai doppiato Harry Potter, che secondo me è un momento... Otto, perdono! Lei ha fatto così, ha fatto... Va bene, ok, 8 film. Che secondo me è un momento in cui...